Buonasera a tutti, da Reverendo Black. Se sono vestito Black, no, era messa, era oggi è Giovedì Santo, sapete, il primo giorno del Triduo. Sì, c'ho un po' di tosse, prendetela così, nel senso mi dispiace, c'è qualcuno ha detto, vabbè, ragazzi, non mi pagano, quindi insomma, se si scappa un colpo di tosse tra una cosa e l'altra, tanto non ve l'attacco, il raffreddore da dietro lo schermo credo che sia impossible, insomma, a meno che non sia una cosa psicoanalatica. Quindi oggi è il primo giorno del Triduo, Giovedì Santo, l'ultima cena, lavando dei piedi, io da chierichetto, fatto il chierichetto, io sono cristiano, sono nato cristiano, ho deciso che morirò cristiano, ma perché? Mi sono trovato bene, dice, vabbè, ma mi sono trovato bene, mi piace il trattamento, mi sono trovato bene, no, nel senso che, naturalmente era sul cristianesimo, però ovviamente io, è un po' triste andare ora a Firenze, andare alla messa del Giovedì Santo. No, quando andavo, ero vengo un paese di campagna, c'era la lavanda dei piedi e c'erano 12 apostoli, 12 contadini. Immaginate che piedi avevano. Il pastore, penso che il prete, che se, quel giorno se lo guadagnavano, ma non perché erano sporchi, però c'erano tutte le unghie incarnite. Cioè, dei contadini non è che stavano molto attenti, non erano come i giovani di oggi, sono attenti all'apparenza, erano molto salvatici, salvatici, che dice Leonardo, salvatico che salva. E quindi no, parliamo di realtà accedere, perché ovviamente si parla di religione, una storia, ovviamente se non l'avete, recuperatela, perché questa è stata scritta da Ugo Pratt, è nata, riprendo un racconto che ho letto anch'io con Ugo Pratt, lo specifico alla fine. Essere a 13-14 anni nata a Hawthorne, che è la lettera scarlatta, cioè questa donna di facile costume, per i puritani, anche uno che dice una donna facesse ciao a uno per strada ed è di facili costumi, è una storia sul puritanesimo, sull'Inghilterra. Mi ricorda, avevo letto ieri un racconto, c'era un racconto, una storia del fantasma di Oscar Wilde. Naturalmente ci si può credere o non credere, un po' la fede, capite la fede? Disquisire sulla fede è una delle cose più stupide che si possano fare, perché se tu non hai fede non credi, ma non puoi convincere uno che ha fede a non credere, perché è un atto di prepotenza, né più né meno, di quelli che avevano fede e volevano costringere quelli che non avevano fede a credere. Se tu non credi, non credi, basta, rompere le scatole, cioè è da 2000 anni che stiamo a discutere, cioè, ma anche 2000 anni fa sembrava strano che uno messo in una tomba dopo essere stato crocifisso riscappasse fuori, non è che 2000 anni fa erano cretini, non era successo, non era mai successa una cosa simile. Se ci pensate bene, quindi io sono cristiano, quindi naturalmente non posso portarvi prove a sostegno delle mie tesi, ma neanche voi potete, cioè, credo che sia, nel senso, fama affidarsi. Fama affidarsi vuol dire che fama affidarsi, nel senso, ma qui parliamo naturalmente della religione dei suoi lati più oscuri, più demoniaci, non è che io sto negando, e ovviamente tutto ricominciò nell'estate indiana, parte dai protestanti, dove c'è. Dovremmo partire da, per fare una lezione di letteratura inglese, dovremmo partire da, anche da Marlowe, periodo elisabettiano, il teatro, sapete, con la presa del potere di Lord Cromwell, tutti i teatri vennero chiusi perché il teatro era considerato peccaminoso. Il teatro inglese, se ci pensate bene, ha una brevissima durata, nel senso il periodo di Elisabetta e di Carlo, i re scozzesi, con Oliver Cromwell, che sono non solo protestanti, ma puritani. L'arte teatrale viene spenta completamente e il più grande scrittore, come tutti sanno, è Milton, The Paradise Lost, che è un po' il manifesto del puritanesimo, nel senso che il paradiso perduto è anche un paradiso sessualmente libero. Pochi hanno notato questa cosa, cioè in realtà Milton non era così cretino da pensare che, no, il paradiso era libertà, quindi il peccato nasce dopo la cacciata. Quindi molti puritani andavano nel Nuovo Mondo a ricreare quel Paradise Lost, che ovviamente era stato perduto, eccetera, eccetera. Ma ovviamente vi portavano anche un'ossessione religiosa e sessuale che era molto peggiore di quella cattolica. Qui, ovviamente, ora io non vi fo la trama di La lettera scarlatta e di tutto ricominciò in estate indiana.
Non mi sto neanche a dire che i disegni sono spettacolari, perché essendo un tema, cioè qui l'incrocio tra Pratt e Manara inizia uno stupro, no? Tutti ricordiamo la scena iniziale con i gabbiani, dove l'indiano e l'olandese stuprano, poi si scopre che la ragazza non era proprio illibata, è la nipote del reverendo Black, insomma, che aveva una famiglia interessante, dove incesto, è tutto un incesto. Ci sono dei temi molto cari a Ugo Pratt. Ecco, se voi non aveste, cioè, è ovvio che qui non c'è Ugo Pratt, c'è scritto Mino Manara, credo ci sia scritto Mino Manara. Mino Manara, è di Mino Manara, certamente siamo tutti d'accordo, ma ovviamente dovrebbe esserci scritto Ugo Pratt e Mino Manara. Nel senso che nel senso che Pratt e Manara, vabbè, tata, cioè, in realtà l'idea è di Pratt, però Pratt non era un disegnatore molto, cioè voi potete leggere tutti i libri di Pratt, ma non trovate molte scene sexy. Corto Maltese, diciamoci la verità, detta proprio in fiorentino, diciamolo, si può dire, non tromba mai, brutto da dire, ma è così ora. No. Una storia in cui incontra Valentina, ma a parte questo, insomma, dei rapporti sessuali piuttosto scarsi, nel senso che se voi corte sconta detta arcana, vabbè, c'è la baronessa russa e a male ne dici niente, si innamora della cinese che è già sposata. Nella ballata del mare salato, Pandora, niente. Cioè, ha avuto delle avventure, ma nei libri di Pratt, insomma, Ugo Pratt, forse in Argentina, insomma, niente, proprio niente. Quindi non era un tema molto nelle corde disegnative di Pratt. Quindi l'intervento di Manara fu assolutamente necessario, nel senso che chiedere a Manara di fare delle scene erotiche era come chiedere a Paganini di suonare il violino. Quindi cosa, ho visto un fantasma, tipo, perché ieri ho letto Storia di fantasmi veri di Oscar Wilde, e cioè, poi ci credete o non ci credete, sono affari vostri, comunque storie vere come quelle di Castello, quindi ho avuto una percezione. Va bene, vedo le voci, se vedo i fantasmi, va bene, siamo tutti bene, quindi va bene, quindi siamo messi bene. Quindi è ovvio che qui è tutta un omaggio a Nathaniel Hawthorne, che La lettera scarlatta, che è un bellissimo racconto. E noi a 13-14 anni lo leggevamo, questo c'è anche un portfolio, quindi ve lo consiglio, questo costa 12,99 euro, 13 euro, però insomma, per 13 euro. Sento delle voci mistiche, e per 13 euro penso se possa fare sta cosa, nel senso che non è una cosa particolarmente complicata, insomma, da avere. Detto questo, quindi posso naturalmente capire che chi ce l'ha già, però insomma c'è anche il portfolio, c'è anche una stampa, vabbè, una stampa eccetera eccetera. È ovvio che è tutto basato sull'incesto. L'incesto è un tema che nella letteratura inglese viene affrontato da uno scrittore inglese che è Lord Byron. Lord Byron era figlio di non mi ricordo il padre come si chiamasse, ma il padre aveva avuto una sorellastra, cioè aveva avuto Lord Byron, George Byron, ma aveva avuto anche un'altra figlia di un'altra donna, Augusta, penso Byron, non so, sì. E Lord Byron tradì sua moglie con la sorellastra. Naturalmente questo creò uno scandalo immenso, perché Lord Byron era come Oscar Wilde, solo che Lord Byron era Lord nobile, quindi se ne andò prima in Italia, poi in Grecia, e non è mai più tornato. La figlia ovviamente rimase con la moglie, perché il tema che affronta Ugo Pratt è un tema dell'incesto, è un tema abbastanza scabroso, ma si rifà a riferimenti biblici. Se voi leggete In controluce sta storia,
Oltre ad altri autori, trovate alcuni riferimenti all'Etiopica, la Bibbia, Caino, Abele, eccetera, eccetera. Nel senso che Ugo Pratt era cresciuto in Etiopia, dove sono cristiani, ma di un cristianesimo copto, insomma, particolare. Il cristianesimo etiope si rifà al libro di, no, di Matusalemme, di quella, di Enoch. Ora, il libro di Enoch, qui, capite, vedremo con Biglino gli extraterrestri, lascerei perdere, però fa parte del canone dei libri rifiutati dal canone biblico ebraico antico e entrati in quello etiope. Quindi il tema del sangue, eccetera, eccetera, quindi della famiglia, tutto l'intreccio di fratelli e sorelle che si danno, è un tema molto interessante, perché ovviamente l'incesto è una delle più forti proibizioni sessuali che esistano, credo che sia un tabù. Naturalmente è un tabù, ma naturalmente fisiologicamente nessuno impedisce a un fratello o una sorella di avere rapporti, cioè non c'è un fulmine. Cioè, naturalmente, scientificamente e medicamente abbiamo scoperto, poi non tra, quelli tra le famiglie reali dell'Ottocento non erano incesti, ma insomma si sposavano tanto sempre tra di loro, poi creava problemi il fatto che una malattia si trascinasse. Cioè, se una famiglia c'è una malattia, e io mi sposo con una mia stessa famiglia, è ovvio che la possibilità che questa malattia si ripresenti in maniera virulenta, come lo Zarevich Alexei, che soffriva di, no, come si chiama, quella malattia del sangue, insomma, che non rimarginava, è ovvio che queste malattie si propagavano, gli Asburgi, cioè, capite, a furia di sposarsi tra di loro, non andava bene la cosa, ma questo si è scoperto molto dopo. È ovvio, nel 5-600 la proibizione dell'incesto è una proibizione divina, cioè una proibizione divina, però ovviamente tutti, avendo letto la Bibbia, sappiamo che Caino e Abele, cioè, mi ricordo la scena dello sketch di Benigni, quando Benigni era un po' più vispo, Caino Abele, Caino fa Caino Abele. Cioè, capite che Caino Abele si sono riprodotti con le loro sorelle, nel senso non c'era alternativa, credo, se loro erano i primi esseri umani. Poi c'è Lilith, che ovviamente rimanda alla lettera scarlatta come simbolo di lussuria, e ovviamente si fa accenno a Salem, alle vergini di Salem, eccetera, eccetera. C'è un'atmosfera dove c'è uno scontro tra, naturalmente, ovviamente le scene sexy non abbondano, per questo aveva bisogno di Manara, ovviamente, perché Manara era certamente era certamente uno dei più grandi, ed è ancora uno dei più grandi disegnatori di no, io faccio, vabbè. Diciamo, cioè voi non vedete cose che io vedo, quindi cani che volano, uccelli che fagocitano, elefanti, eccetera, eccetera. Naturalmente, quando uno fa una cosa ci deve essere, come si chiama quello che si, in termini scientifici si chiama rompicoglioni? Si chiama proprio un termine scientifico, è stato creato da Aristotele nel De rompicoglioni, che è un termine molto scientifico, che scrisse un trattato, se te stai facendo lì, ti arriva subito, preciso. Anche perché ho poco fiato oggi, quindi sto un po' meglio di ieri, ma non ho tutto questo fiato, quindi stavo dicendo che, appunto, no, che stavo dicendo? Che Manara, ovviamente, nelle scene di sexy, ah no, che costumi anche degli indiani sono resi, anche i costumi dei pellegrini, Salem, eccetera, eccetera, una storia che ricorda anche un po' l'Opera Salem. La lettera scarlatta, insomma, questo ovviamente. Luxuri, non so se era Luxuri o Lilith, insomma, vabbè. E alla fine c'è un po', c'è un riferimento abbastanza evidente. Cioè, si capisce che alla fine è Ugo Pratt che parla, naturalmente, che ovviamente ricorda, nel senso, Ugo Pratt era sempre molto letterario nei suoi racconti, nel senso si rifaceva molto spesso l'Isola del Tesoro, Treasure Island, Lettera Scarlatta, eccetera. Aveva sempre dei modelli letterari che poi trasmigrava o trasponeva o stravolgeva, ma certamente erano sempre lì quei modelli che ovviamente
sono alla base, cioè è ovvio che, scusate se leggete questa storia, capite subito che non può averla scritta Mino Manara. Con tutto l'amore che io voglio, le storie di Mino Manara sono molto più semplici. Cioè, Mino Manara è un grandissimo disegnatore, quando lavora con Ugo Pratt, ovviamente si creano dei capolavori assoluti. A me non è che sia lo stile di Manara, non è che mi fa impazzire in maniera, però certamente cioè, c'è uno stile molto particolare, però l'accuratezza dei costumi, degli arredamenti, cioè degli arredamenti, degli indiani, le battaglie indiane, qui è un capolavoro che se ve lo siete persi. Vi siete persi tanta, tanta, tanta robina. È ovvio che ci sono anche le Reverendo Black, che rimanda ovviamente al puritanesimo, però il puritanesimo ha molti aspetti, cioè viene visto anche in chiave molto negativa, è ovvio, il puritano, però se prendiamo Milton, che era cieco quasi come me, in Milton la sessualità viene esaltata, sembra stato un puritano, eppure Milton era strapuritano, però Milton dice, quasi un figlio dei fiori, dice che nel paradiso terrestre Adamo ed Eva si davano alla bella vita, e che il peccato non era quello, non era, cioè a Dio non gliene fregava niente che se noi ci ingroppiamo nei boschi, cioè non stare a guardare queste cose, non è quello che a Dio interessa più di tanto, e su questo come cristiano posso essere assolutamente d'accordo. Quindi anche la visione di una religiosità molto cupa, va letto Milton, The Paradise Lost, va letto, e allora mi si aprono dei mondi che difficilmente vi si aprirebbero, cioè Milton non è Shakespeare. Shakespeare è nel Rinascimento, quindi molto più libero, però Milton non è, c'è cioè quasi un'esaltazione di Satana in Milton, non è un personaggio da sottovalutare, pensarlo come, cioè c'è l'attrazione anche verso l'abisso, meglio il famoso verso di Milton, meglio regnare all'inferno che servire in paradiso, uno dei versi più immortali. Dall'altro Milton è quello che ha, come si dice? Il diavolo prima di Milton è una figura comica. Leggete Dante Alighieri, il diavolo è sempre una figura comica, insomma, e del cul faccia trombette, eccetera, eccetera. Mentre il mito acquista un sapore di classicità greca. Il Satana di Milton è una sorta di Apollo, di dio greco, in certo senso. Molto, cioè, in questo volume di Ugo Pratt e Mino Manara, insomma, potreste trovare innumerevoli spunti e spunti. Vi auguro buonanotte e buona serata, perché non vedo l'ora di andare avanti.